che in Italia e di conseguenza anche nel Bresciano si sia rimasti indietro nell'approccio del fare impresa alle nuove tecnologie è un dato assodato. Il paragone va sempre con l'Europa del Nord, dove l'information e communication technology è entrato da tempo nel DNA dell'imprenditoria. Tempo di correre ai ripari quindi per colmare il divario e rimanere competitivi a livello internazionale. In arrivo, a proposito, nuove risorse a livello europeo. In Italia paghiamo lo scotto di una notevole arretratezza sia nei confronti dei nostri competitor europei e sia in generale anche si sta manifestando nei confronti dei paesi emergenti. Ci sarà la disponibilità di fondi molto importanti nei prossimi 6 anni, dal 2014 al 2020, si parla di circa 60 miliardi di euro, sono una cifra veramente notevole. Il tema è più culturale, ci saranno appunto queste risorse, potranno essere fatti significativi investimenti dal punto di vista infrastrutturale che ci metteranno più o meno al pari delle altre nazioni europee, dei paesi in via di sviluppo, ma serve veramente un cambio di cultura, serve veramente acquisire la consapevolezza che le tecnologie digitali aiutano le aziende a competere a livello planetario. Nel frattempo ci si dà da fare anche sul territorio, nasce infatti il nuovo progetto del gruppo LGH, la multi-utility che serve circa 1 milione di abitanti in 250 comuni, ha annunciato infatti la fusione dei due brand, Lineacom e AMCom, le due aziende dedicate all'IT e alle telecomunicazioni. Le due realtà confluiranno in un unico soggetto a partire dal gennaio 2014 con lo scopo di offrire un servizio agli utenti pubblici ed aziende e rappresentare nelle intenzioni un nucleo propulsore ed un polo di eccellenza per l'ICT. Consiglio di amministrazione di LGH ha dato l'ok a una fusione per integrazione di Lineacom in AMCom e stando alla filosofia che abbiamo delle linee in linea holding, linea più, linea distribuzione, probabilmente il nome avrà Lineacom, manterrà il nome Lineacom. E cambierà diciamo l'unione delle due società porterà a dei saving, a delle sinergie e quindi sostanzialmente a una riduzione di costi e una maggiore efficienza nei servizi dati. Credo che questa unione che avverrà fra Lineacom e AMCom possa agevolare un po' tutti i territori che fanno parte del gruppo.